tutti amici di Miss Montecatini, siamo qui al Palamacchia in trasferta, infatti oggi ho seguito la squadra in trasferta a Livorno. La Gemma sta giocando contro la Libertas Livorno che nonostante sia reduce di una sconfitta contro Rieti, oggi è partita molto bene, infatti la Gemma ha risposto altrettanto, infatti ci vede in vantaggio di 41-36. Quindi insomma ci sentiamo più tardi per i prossimi aggiornamenti. Korsunov da due punti. Ciao Matti, insomma raccontaci un po', anche se abbiamo perso, cosa ne pensi di questa partita? È stata una bella partita perché le due squadre hanno giocato per vincere e alla migliore è arrivata all'Arkem Libertas Livorno. Sono stati più forti di noi, abbiamo sbagliato tanti tiri liberi e spero che gli allenamenti si migliori sui tiri liberi, perché non puoi presentarti in una partita e sbagliarli, perché stai giocando con una squadra che è forte, dai, fai una bella figura segnando i liberi invece. Ma pensi che questa sconfitta faccia parte del percorso? Ma allora, fa parte del percorso no, perché ora bisogna dare tutto alla prossima in casa con Caserta e speriamo di vincere quella per consolarci con questa. Vero, grazie Matti. Ciao Saverio, insomma noi dagli spalti ci abbiamo creduto fino all'ultimo, ma cosa è successo? Anche noi ci abbiamo creduto, purtroppo queste partite vanno un po' così, dobbiamo solo migliorare in alcuni aspetti come facciamo sempre in allenamento, cercare di non ripetere gli stessi errori e sicuramente la prossima volta andrà meglio e saremo più pronti. Per te questo è stato un derby, come ben sappiamo, com'è stato ritornare a Livorno? Sempre emozionante, poi comunque con un tifo così fa sempre un bel effetto, quindi è stato bello. Poi io gioco sempre dando tutto, a prescindere dall'avversario, quindi per quello non è importante. E ora testa a Caserta, quindi insomma non c'è neanche proprio tempo per pensare a questa sconfitta, giusto? No, ora bisogna subito pensare a domenica, è una partita difficilissima contro, uno potrebbe dire, l'ultima squadra del campionato, ma ha già vinto partite importanti, si sta rimettendo in carreggiata, quindi bisogna prenderla con le molle, come si dice, e dare tutto. Grazie. Ciao Marco, anche se comunque avete perso, abbiamo visto che ce l'avete messa fino in fondo, giusto? Sì, la squadra oggi dal punto di vista dell'impegno, della voglia, dell'energia, non ha lasciato niente. Abbiamo lasciato qualcosa a volte dal punto di vista dell'attenzione e della in difesa e della lucidità un po' in attacco, che probabilmente ha fatto sì che poi Libertas portasse a casa una partita combattutissima, secondo me di altissimo livello. E un rammarico, scusate, è il fatto di non aver potuto utilizzare Passoni nel secondo tempo.
però ragazzi, dico bravi, che dobbiamo continuare a lavorare e limare gli errori fatti. Ma com'è per un allenatore e per un giocatore giocare in un palazzetto comunque così pieno di pubblico? È quello che gli ho detto dentro gli spogliatoi prima di entrare in campo, perché sono palazzetti caldi, a Livorno li conosco bene da tutte e due le parti, e ai ragazzi, perché si erano già convinti magari di loro, però gli ho detto che queste sono le partite, questi palazzetti pieni con tifo calorosissimo sono quelle che ti sogni magari anche da bambino, quando cominci a giocare le prime partitelle. E mi sembra che comunque, a parte l'approccio dei primissimi minuti dove ci sta anche un po' di tensione, dopo ci siamo sciolti e abbiamo giocato anche a tratti una buonissima pallacanestro. E com'è stato ritornare a Livorno, dato che penso che stasera ci sia stata la tua famiglia a vederti e qualche tuo amico? Sì, no, mi fa sempre piacere tornare, ho salutato tante persone prima dell'inizio della partita, sono stato contento che ci fossero mio padre, mia figlia, mia zia, mia cugina, insomma un sacco di gente. Hanno contribuito chiaramente anche all'incasso per Libertas, no, però a parte gli scherzi, mi fa piacere tutte le volte tornare, mi farebbe più piacere andarmene con una vittoria, però ci lavoreremo su. Grazie Marco.